Babbo Natale è tornato, raga. E anche se Natale è finito, i miei capelli fanno comunque schifo, quindi ci mettiamo il cappello nel dubbio per non mostrarli. Oggi siamo tornati in un nuovo episodio dei Best Moments di Fortnite e andremo a vedere, raga, una delle kill penso più epiche di sempre. Talmente epica che praticamente il gioco non ha fatto in tempo a calcolargli tutte le kill, perché ne ha fatte ben 137. E ora voi vi starete ovviamente chiedendo: ma com'è possibile far 137 kill in così poco tempo? Ovviamente, raga, non si parla della modalità normale di Fortnite, perché non ci sono nemmeno 137 persone, quindi direi che è impossibile. Non si parla nemmeno della modalità Team Rumble, ovvero della 50 contro 50, ma si parla della nuova modalità praticamente personalizzabile, una cosa del genere. Una modalità nella quale te puoi creare i tuoi giocatori, quindi i giocatori sono spawnabili. Ci sarebbe anche il limite di 60 giocatori spawnabili a persona, però loro erano in squad, quindi fai 60 per 4, erano un bel po', insomma. Stiamo parlando della nuova modalità Laboratorio della Battaglia. Che io, raga, sinceramente non ho ancora capito come funziona, non l'ho mai provata, quindi andremo a provare adesso insieme. Prima ovviamente di guardare il record di kill, ma prima cosa, primissima cosa da fare, visita rifugio. Andiamo a vedere un pochettino qual è il nostro regalo giornaliero. Allora, raga, io vorrei aprire sinceramente il pacco gigante. Non si può fare, no, non si può fare, cavolo. No, mi toccherà aprire questo blu schifosissimo. Che cosa c'è dentro? Oh, balletto, balletto. Oh, balletto oppure disco musicale, raga. Balletto, balletto, per favore. Dimmi che c'è il balletto, dimmi che c'è il balletto. Ma cos'è sta cosa? Ma non è del balletto del disco, però è bella lo stesso. Copertura impacchettato per benino, raga. Va benissimo, è bellissima questa copertura, quindi sono contento così, dai. Allora, vediamo un pochettino. Crea la tua partita perfetta sull'isola della battaglia reale oppure gioca con altri giocatori. Aspetta, proviamo a creare qualcosa di carino, raga. Io voglio capire un attimino che cosa posso fare. Quindi tipo se posso creare effettivamente giocatori che fanno qualcosa in particolare. Non lo so, raga, non l'ho mai provata. Intanto vi ricordo che come solito, mi raccomando, prima di iniziare un bel like. Non dimenticate di iscrivervi al canale distruggendo il tastone. Ecco, perfetto, ho detto che non me lo devo tirare nell'occhio. Stavo dicendo, mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale distruggendo il tastone. Se iscriviti, vabbè, raga, non ce la faccio. Voi iscrivetevi, per favore. Non ve lo voglio ridere un'altra volta. Codice Capro, negoziati, supporta. Che te, mi raccomando, Instagram, Capitano Zero, facendo questo, let's go. Allora, vediamo un pochettino come funziona sta modalità. Posso innanzitutto scegliere dove andare, il che, raga, è molto interessante. Fattoria frenetica, brughiere, amore molesta. Andiamo a siepi sempreverdi, che non so manco dove. Ah, ok, ma aspetta, è siepi d'agrifoglio. Ora, una volta che io sono entrato a siepi d'agrifoglio, cosa cavolo devo fare? Aspetta, se apro l'inventario niente, ok. Allora vediamo un po', proviamo a andare in giro a lootare qualcosa, raga, ma in teoria le ceste dovrebbero darci armi normali, e infatti ci danno armi normali. Allora, adesso mi devi spiegare a cosa cavolo serve questa modalità. Come faccio a aprire gli inventari? Ditemi qualcosa, per favore. Rigenerazione, seleziona squadra. Allora, aspetta, io qua, raga, non ci sto capendo proprio, una mazza incredibile. Qua ti dà solo la modalità creativa, praticamente, raga. Cioè, non possiamo far niente, ma che cavolo è sta modalità? Cioè, posso entrare e non combinare niente? Ma interessante, raga, giochiamo da soli a Fortnite, vedi, anche vince. Ok, allora, il tempo limite è di 3 ore 53 per fare cosa esattamente? Non ho capito, perché non è una creativa, non ti dà gli oggetti della creativa purtroppo. Eppure, da quanto ho capito, il nostro obiettivo in questa modalità è appunto spawnare gente, combattere contro gente. Probabilmente sarà una modalità tipo di allenamento, una cosa del genere. Il problema è che questa gente io non la sto vedendo sinceramente, perciò boh. A meno che, raga, non spawnino da soli. È vero, è possibile. I materiali li prende una velocità esorbitante. C'era un po' un albero, sono tipo a 200 di materiali, quindi perfetto. Sicuramente per i materiali non avremo problemi. Stessa cosa munizioni o munizioni normali. No, mi sa che munizioni è normale. Cioè, raga, per farvi capire, no, siamo già 800, 900, oh, scherzavo, 999 di pietra ormai. E comunque continuo a non capire cosa cavolo dobbiamo fare in questa modalità, raga. Cioè, è incredibile. Che cosa dobbiamo fare? Raga, comunque fa strano giocare nella mappa di Fortnite senza nessuno. Ok. Eccoci. Stiamo parlando del laboratorio della battaglia, che consente ai giocatori di creare le proprie modalità di gioco e di elaborare le proprie regole. Ok. Inclusa la possibilità di modificare parametri come la gravità e altri fattori, oltre a quello che si vede in genere nelle modalità a tempo limitato di Fortnite. Ora, quello che io voglio chiedermi, carissimo gioco fantastico. C'è il danno da caduta? Sì, c'è il danno da caduta, direi. Dicevo, quello che voglio chiedermi, come cavolo faccio io per personalizzare queste impostazioni? Non c'è nessun tasto. Dato che non ci ho capito una mazza di questa modalità, proviamo a giocarci insieme a qualcuno messo completamente a caso. Siamo con Nano Beast, John Cash Earth e Hydro Mike, raga. Pensate che gente che ho trovato, fantastico. Comunque, se io vado in una città a caso, cosa posso fare? Non posso fare niente. Vabbè, raga, per favore, spiegatevi come si gioca sta modalità, perché io non ci ho capito una mazza. Sono in team con 3 persone. Scusa, è tipo un mini battle royale con solamente 16 persone. No, non è possibile che sia un mini battle royale. Nel senso, dobbiamo creare la nostra modalità, quindi non è un mini battle royale. Eppure, raga, vi giuro che proprio non capisco che cavolo sia sta cosa. Eccolo. Aspetta, proviamo a uccidere questo. Ah, eccoli, raga, sono questi qui i bot. Spawnano. What? Ma ha schivato. Aspetta,
non posso cecchinarli. Ma ha schivato il colpo in una maniera incredibile. Ho capito come funziona la modalità. Basta, non ci voglio più giocare. Direi che è il momento di andare a guardare un paio di clip. Prima clip di oggi, raga, stiamo in tema con le cecchinate. Oh mio Dio, oh mio Dio, che cosa ha preso? Le migliori cecchinate, raga, di tutto il 2019 su Fortnite. Oh, vabbè, e allora tu hai vinto, cioè. Pazzesco, raga, che cosa riesce a fare la gente? Guarda questo. Oddio. Che poi il bello, raga, che le fanno totalmente a caso. Cioè non è che prendono le misure, i calcoli. Questo qui è un barre nell'inventario. Il barre nell'inventario è sempre pericoloso. Purtroppo le arma che hanno rimosso in questo capitolo 2 per dare spazio al Famas. Ok, Fortnite, ok. Complimenti, ottima scelta. Guarda questo. Vabbè. Ok, questa lega bella, però niente di particolare perché l'aereo era dritto. Quindi insomma una cosa direi abbastanza fattibile. Al contrario penso di questa, perché raga, vabbè, che roba, oh. La gente come fa a fare ste cecchinate lo sanno solo loro. Cioè una roba incredibile, raga, pazzesca. Io non ci riuscirei nemmeno se mi pagano. Questo, raga, si vede che è un pro player. Già gioca con la strecciata e beh. Pazzesco, 178 metri. Quest'altro invece, oddio, l'aereo dietro. Vabbè, questa raga è fortuna però. Cioè questa è solo fortuna, non può dire niente, solamente fortuna. Ultima cecchinata, raga, questo qui è Team The Deathman, quello che gioca con Ninja ogni tanto. Vabbè, anche lui però pazzesco, cioè. Guarda che reazione, calmissimo è stato. Direi che con le cecchinate abbiamo già rosicato abbastanza, raga. Io non ne faccio una da 6 coli su Fortnite perché sono scarso. Perché sono scarso, non faccio una cecchinata da 6 coli. Bella, dico, dai, cecchinate le facciamo, però quelle belle fatte per bene. Penso che la cecchinata più bella che abbia fatto sia stata tipo da 150 metri con uno che era fuori safe, per farvi capire. Comunque andiamo avanti, kill da 1500 metri nel capitolo 2 season 1 di Fortnite, quindi in questo capitolo. Sono molto curioso, raga, poi andiamo a vedere le 173 kill, che lì sono ancora più curioso. Però andiamo a vedere innanzitutto questa qui perché voglio capire come ha fatto. Allora, questo player ha fatto un nuovo record sulla nuova mappa, ok. Questo l'ha ucciso, ah, what? Non l'ha killato. Prima cosa era in una modalità tempo limitato perché era... non so in che modalità sia, ecco. Però modalità tempo limitato tipo 50 contro 50. Però non erano in 50, ma penso 20 contro 20, una roba del genere. Ha preso una pistola, ha provato a uccidere l'avversario, ma non ce l'ha fatta. Aveva delle granate e raga è morto. Dove l'ha fatta la kill a 1500 metri? Ora è piazzata una trappola, raga, altrimenti non c'è la kill. Oh, l'ha eliminato. L'ha fatto esplodere. Cioè, avete capito com'è successo? Allora, lui, se non ero nell'inventario, aveva le granate. Sicuramente questo è successo. Gli ha tirato un paio di colpi di pistola, no? Poi l'altro giocatore gli ha preso le granate dall'inventario e se le è lanciate addosso, ragazzi. Scommetto quanto volete che se le è lanciate addosso. Così, ovviamente, è morto e la kill gliel'ha data lui. Cioè, raga, ma vi rendete conto di quanta fortuna c'ha la gente? Pazzesco, veramente pazzesco. 1509 metri. Ma parliamo invece, raga, di quest'altro giocatore che nella modalità Team Rumble ha battuto uno dei precedenti record di Fortnite. Team Rumble, se non sbaglio, era tipo 20 contro 20, 50 contro 50. Non lo so, raga, non ci gioco mai alle modalità tempo limitato, anche perché Fortnite non le sta più facendo. Comunque, il giocatore in questo momento ha 98 kill, raga, sta per fare la sua ultima e sono veramente curioso. Perché 98 kill? Quante cavolo sono 98 kill? 99 kill, raga. Pazzesco, poi 2 contro 9. Come ha fatto a fare 99 kill? Pazzesco. Vabbè, ovviamente non l'ha vinta la partita perché erano in 2 contro 9. Direi che non avesse tutte queste speranze. Però, raga, 99 kill. Cioè, si vede che questo era veramente un mostro. Però, aspetta un attimo. Le kill valgono se non ha vinto la partita? Per me valgono, raga. Però c'è qualcuno che dice che il record di kill non vale se la partita non si vince. Per me è una cavolata. Poi fatemi sapere nei commenti se per voi vale oppure no. Ma direi che è arrivato il momento di guardare le 137 kill di questo giocatore. Capire come le ha fatte nella nuova modalità, appunto, quella che abbiamo provato a giocare fino a poco tempo fa, che ancora non ho capito esattamente come funzioni, però vabbè, sembra tipo un mini battle royale. Insomma, laboratorio della battaglia, per chi non avesse capito. Questi giocatori hanno praticamente, si sono avvantaggiati delle granate bot, che io, raga, non so assolutamente da dove vengano fuori, proprio non ne ho la più pallida idea. Però hanno creato praticamente una specie di sotterraneo pieno zeppo di bot. What? Ma si stanno eliminando da soli. Ma no, ma raga. Ah, ok, praticamente ogni giocatore può spawnare massimo 60 bot. Però immagino che loro essendo in due possono spawnare praticamente, esatto. Ma non significa che la tua squadra non può farne altri. Quanti sono, raga, ma quanti ne ha spawnati? Ma beh, che se devono fare 137 kill. Comunque questo giocatore al momento ha 61 kill. Ok, perché cavolo sta mettendo dei pupazzi. Aspetta, che cosa ha fatto, raga? Non sto capendo, scusa un attimo. Giusto, lui come fa a killare tutti questi giocatori in 5 secondi e meno? Cioè, in realtà la kill dovrebbe essere istantanea, in teoria, in meno di un secondo addirittura. Però, com'è possibile? Lui ha messo praticamente 3 pupazzi di neve. Li ha rotti tutti in modo tale che formassero delle palle di neve. Ok, e sta tenendo una palla in mano proprio per lanciarla. Sono curioso, raga, sono curioso. Ah, hanno rotto il pavimento? Le palle di neve hanno colpito tutti i bot? Raga, ma non sono morti? Ma non sono morti, scusa, non ho capito il senso di sta cosa. Vabbè, che cosa? Ha lanciato la palla.
Cos'è successo? Aspetta, non ho esattamente capito cosa cavolo è successo, però mi è bastato vedere la chat, raga. Mi è bastato vedere la chat e le sue kill. 110 kill. Però non siamo ancora a 137, raga. Non siamo ancora a 137, qua 122. Ne ha killati altri con la trappola. Vabbè, pazzesco. Addirittura il gioco lagga, raga, quando fa la kill, perché sono troppi giocatori. Cioè, non succede mai che tu devi killare così tanti giocatori. Almeno a me non è mai successo. Poi non lo so, magari è un pro player. Alla fine, raga, ha finito la partita con ben 137 kill. Pazzesco. Sì, tipo in 5 secondi, pochissimo tempo, insomma. Ma ancora non ho esattamente capito come, lanciando una palla di neve addosso le altre tre palle di neve, queste esplodono, raga. Cioè, non ha senso la cosa. Però, giustamente, siamo su Fortnite, dove le barche salgono nelle montagne e la gente spara pupazzi di neve. Quindi, beh, direi che niente ha senso. Detto questo, raga, vi ringrazio per la sua presenza. Vi ricordo, mi raccomando, un bel like se vi è piaciuto. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi video. E come al solito, ciurma, negozio oggetti, supporta il creatore, codice cap. Mi raccomando, raga, passate a Natale Capodanno con il codice cap. E se vi è scaduto, perché ogni 14 giorni scade da solo, reinseritelo. E guardate, raga, lo shop di sti giorni, quante skin ha. Quindi avete un sacco di cose da shoppare se volete. Perciò mi raccomando, codice cap. Instagram, come al solito, CaptainBlazer Official, sempre quello, non cambia mai. Quindi mi raccomando, datemi a seguire anche lì. E fatemi sapere nei commenti, raga, se qualcuno di voi gioca questa nuova modalità, laboratorio della battaglia. Perché io non ho la più pari idea di come funzioni. E se ci giocate, dai, ditemi un attimino come funziona, per favore. Sono ancora una betta in quella modalità, e anche nelle normali. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao.